Ciao ragazzi, qui Nicola di Linea Ecoclima. Prima di partire ufficialmente con questo nuovo video, sigla! Se il video ti piacerà, ti chiediamo di lasciare un like che per noi è un piccolo riconoscimento per il tempo che stiamo ben volentieri investendo. Inoltre puoi iscriverti qui sotto al nostro canale per ricevere sempre tutti gli ultimi aggiornamenti e le ultime uscite dei nostri nuovi video. Se hai qualche informazione o qualche dubbio da chiederci, invece puoi scriverci qui sotto nei commenti. Benvenuti in questo nuovo video che parte con due brevi premesse. Premessa numero 1. Abbiamo cercato di creare una piccola guida riassuntiva con i maggiori dettagli che ci ha recentemente comunicato l'Agenzia delle Entrate relativamente a questo super bonus 110%. Premessa numero 2, seguiranno nuovi video riguardo sempre questo super bonus, magari andando a verificare nel dettaglio i massimali di spesa a seconda dei diversi interventi, alcuni casi concreti e, perché no, anche alcune domande e risposte utili che ci ha comunicato direttamente l'Agenzia delle Entrate. Parliamo di super bonus 110%. A quale lasso di tempo facciamo riferimento? Facciamo riferimento al periodo che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo nuovo super bonus ovviamente non va a precludere quelle che erano le detrazioni alle quali era possibile accedere prima, quindi che vanno dal 50 all'85% a seconda della tipologia di interventi. Quali sono effettivamente le modalità di accesso a questo super bonus? Ne abbiamo tre tipologie diverse. Numero 1, detrazioni fiscali. Numero 2, contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura direttamente da parte del fornitore. Numero 3. Cessione del credito. In questi due ultimi casi, quindi in caso di sconto in fattura piuttosto che cessione del credito, abbiamo alcuni documenti da preparare a livello fiscale e a livello tecnico per poter accedere a queste possibilità. Tra questi, quali ricordiamo? Numero 1. Visto di conformità, che è un documento di tipo fiscale che attesta la possibilità effettiva di accedere a queste detrazioni. Quindi dovrà essere dato da un commercialista, dal CAF o da tutti quegli enti che si occupano di questo campo specifico. Documento numero 2, abbiamo l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che andrà a valutare sia l'aspetto tecnico, quindi la tipologia dell'intervento, con i requisiti ovviamente che sono effettivamente richiesti per accedere a questa possibilità, ma anche la congruità delle spese sostenute per l'intervento. In cosa consiste questo super bonus 110%? Abbiamo due tipologie di interventi. Numero 1, interventi trainanti o interventi principali. Tra questi quali ricordiamo? Ricordiamo isolamento termico, quindi l'isolamento termico di superfici verticali, orizzontali, inclinate, quindi anche la copertura. Importante è che la superficie sia almeno del 25% rispetto alla lorda disperdente totale del nostro involucro. Sostituzione degli impianti per quanto riguarda la climatizzazione invernale, quindi raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. 3. Interventi di tipo antisismico. Una volta visti questi interventi principali o trainanti, passiamo agli interventi cosiddetti accessori, quindi interventi accessori o trainati. Tra questi cosa ricordiamo? Installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ma anche l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ma chi può usufruire di questo super bonus? I condomini, le persone fisiche al di fuori dell'attività lavorativa, IACP, cioè gli istituti autonomi delle case popolari, le cooperative di abitazione godute direttamente dai soci, le organizzazioni senza scopo di lucro, quindi come ad esempio le organizzazioni di volontariato. E più nello specifico, quali tipi di persone possono accedere a questa detrazione? Ovviamente il proprietario di casa, il nudo proprietario, il titolare di un diritto sull'immobile, che può essere uso, abitazione, usufrutto, colui che detiene un contratto ad esempio di locazione. Ovviamente tutte queste altre figure diverse dal proprietario dovranno far sempre riferimento alla persona principale, che è appunto il proprietario. Questa detrazione può essere applicata al massimo a due unità immobiliari
per ogni persona fisica. Tale limitazione tuttavia non vale per gli interventi antisismici né per quelle spese relative a parti comuni, ad esempio all'interno dei condomini. A cosa facciamo riferimento? Quali sono i due valori a cui facciamo riferimento per quanto riguarda le tempistiche? Sicuramente a 1. Il criterio di cassa, quindi la data dell'effettivo pagamento, in caso in cui si tratti di persona fisica. 2. Oppure se si tratta di società o azienda, parliamo della data di ultimazione della prestazione. E qui parliamo di criterio di competenza. Quali sono gli interventi agevolabili? Partiamo dal numero 1, quello che riguarda gli isolamenti termici. Essi possono essere applicati sia sulle superfici verticali, come abbiamo detto, orizzontali, inclinate come nel caso di coperture, devono riguardare almeno il 25% della superficie lorda disperdente totale del nostro involucro e ovviamente dovranno rispettare i parametri della trasmittanza termica come da normativa. Infine, devono rispettare i cosiddetti CAM, quindi criteri ambientali minimi. Ma quali sono i limiti di spesa in caso di intervento con isolamenti termici? In caso di edifici unifamiliari, abbiamo 50.000 euro come spesa massima detraibile. In caso di condomini invece bisogna fare una piccola distinzione, o meglio, due distinzioni. Condomini con un numero massimo di unità abitative pari a 8, abbiamo 40.000 euro come spesa massima detraibile. Nel caso invece di condomini con un numero di unità abitative superiori alle 8, abbiamo 30.000 euro come spesa massima detraibile, ovviamente sempre per ciascuna unità abitativa. Intervento trainante numero 2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale per quanto riguarda il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Questo può riguardare ad esempio caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi di micro cogenerazione, collettori solari e altri elementi nel dettaglio. Ma quali sono i limiti di spesa in questo caso specifico? Per quanto riguarda i condomini abbiamo sempre le due distinzioni. Il caso di condominio con un massimo di 8 unità abitative abbiamo 20.000 euro di spesa massima detraibile. Nel secondo caso, quello dei condomini con un numero superiore alle 8 unità, abbiamo un massimo 15.000 euro come spesa massima detraibile per ciascuna unità abitativa. E se invece io ho una villetta unifamiliare? Quant'è il limite massimo di intervento? In questo caso parliamo di un ammontare massimo di 30.000 euro per ciascuna unità abitativa. Per quanto riguarda invece gli interventi trainati o accessori, ricordiamo gli interventi con l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. In questo caso abbiamo dei limiti di spesa pari a 2.400 euro ad ogni kilowatt di potenza installato, oppure una spesa totale pari a 48.000 euro. Per concludere, la parte degli interventi agevolabili rimangono le infrastrutture per colonnine elettriche di ricarica dei veicoli. In questo caso il limite massimo di spesa è pari a 3.000 euro per ciascuna unità abitativa. Quindi abbiamo visto la parte riguardante le detrazioni fiscali. Ora non rimangono che le altre due opzioni: lo sconto in fattura direttamente da parte del fornitore o la cessione del credito. Tutto questo deve essere posto con l'obiettivo sempre del salto energetico delle due classi, dimostrato ovviamente con un APE, quindi attestato di prestazione energetica ante intervento e uno post intervento per vedere appunto il salto energetico. Per quanto riguarda queste due alternative alle detrazioni fiscali, è importante ricordare come lo stato avanzamento lavori, quindi i pagamenti, possono essere un massimo di 2, in cui il primo avrà un minimo del 30% dell'importo totale dei lavori e il secondo dovrà avere un minimo del 60% dell'importo totale dei lavori. Tutto quanto preparato a livello documentale, sia tecnico da un lato, sia fiscale dall'altro, permetterà così di accedere a questo super bonus 110%. Ed è importante come ricordare come una mancanza di un aspetto piuttosto che dell'altro faccia ricadere il bonus, quindi a carico del cliente ci sarà una mancanza di questo beneficio, oltre alla possibilità di ricevere una sanzione amministrativa che va dai 2 ai 15.000 euro. Quindi stiamo ben attenti a quello che presentiamo.
che andrà ovviamente verificata in base al visto di conformità, quindi che è la documentazione di tipo fiscale, e l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Giusto così per ricordare, questa asseverazione dovrà essere riferita anche alle spese che devono essere congrue a quelli che sono i prezziari delle province piuttosto che delle regioni, o comunque con la linea generale di costo di mercato. Nell'ammontare totale della spesa massima detraibile ricadono ovviamente anche questi due tipi di documentazione, quindi l'asseverazione da parte del tecnico e il visto di conformità, ad esempio, da parte di un commercialista. Ora, dopo aver chiuso questa piccola guida introduttiva e riassuntiva di questo super bonus 110% appena emanato dall'Agenzia delle Entrate, ti lasciamo in ogni caso qui sotto il link per scaricare il documento completo. Così, se vuoi approfondire ulteriori aspetti che non abbiamo trattato per questione di tempi in questo video, puoi ben farlo. Per concludere questo video, se ti è piaciuto ti ricordiamo di lasciarci un like, che per noi ha un grande significato. Hai anche la possibilità di iscriverti qui sotto al nostro canale, così da rimanere sempre aggiornato sulle ultime uscite dei nuovi video. Se invece hai dei dubbi, dei chiarimenti, una richiesta di informazioni, puoi scriverci anche qui sotto direttamente nei commenti. Ti risponderemo ben volentieri. Non ci resta che salutarti al prossimo video.